Voi come sindacato siete qui a manifestare stamani per i lavoratori ALP, ma ieri c'è stato un accordo, un tentativo di accordo al quale voi non avete aderito, mentre due lavoratori della CGIL sì. Come mai, cos'è successo che non vi ha fatto aderire a questa proposta? E questa proposta innanzitutto ci è stata presentata in modo tardivo, e quindi abbiamo dovuto avere il tempo di vagliarla e di decifrarla per bene. E per quanto riguarda la parte della riassunzione, per noi va bene, cioè nel senso che non c'è il job act, sono previsti tutti gli scatti di anzianità e tutte le tutele del contratto precedente, però c'è un punto, diciamo, che su cui non siamo d'accordo e su cui chiederemo l'ulteriore incontro di trattativa. E è il punto in cui si dice che i lavoratori sono autoavviati senza autorizzazione. Questo non è vero, perché in realtà l'autorizzazione c'è. Anzi, c'è più di un'autorizzazione, perché ce n'è prima una verbale e poi una scritta. Quindi diciamo è più una questione di principio, giustamente, no? Il sindacato non può sottoscrivere una cosa che non è vera. Siamo un sindacato serio e noi restiamo senza.